tua. Per quanto riguarda l'attività, a me non risulta ad oggi, tant'è che il Consiglio d'Istituto ha approvato per l'ennesimo anno senza mettere nessun tipo di diciamo di vincolo o di qualche opzione dove venisse sottolineato che lo scorso anno si erano verificate le problematiche, anzi il tutto pare essersi svolto con totale serenità, motivo per cui è stato di nuovo approvato. Per quanto riguarda gli emendamenti, per quanto riguarda la questione dei costi, allora io non ritengo sia opportuno inserire e allegare a un documento un volantino di cui. Sì, ma noi lo chiediamo per di cui. Allora, io posso intervenire, lei poi mettiamo in votazione l'emendamento, se passa lo allegheremo, se non passa non verrà allegato. Mi sembra molto semplice, credo che sia chiaro anche a lei, consigliere. Allora, non ritengo che sia opportuno allegare un volantino, dicevo, di cui non si conosce la provenienza e la cui traduzione è, io purtroppo non so l'arabo, quindi non vi è nessuna garanzia di quanto viene inserito e ripeto, certo che lo votiamo. Ce ne sono tre di traduzione, da tre persone diverse, e il risultato è lo stesso, no? Sta affermando una cosa che non è vera. Le abbiamo detto che ci sono state tre traduzioni, da tre persone diverse. Volantini attaccate su tutte le scuole, spariti il giorno dopo. Di lingua madre vorrei aggiungere. Vogliamo sapere che no, lo sta facendo. Vogliamo sapere cosa succederà in quella scuola. Vogliamo sapere cosa succederà in quella scuola. Dopodiché propongo due emendamenti in questo senso, chiedendo di inserire dopo il terzo capoverso, dopo la parola il corso, inserire, perché questo è giusto che sia così, il corso che dovrà essere gratuito, e poi dopo le parole in lingua originale e, quindi ben insegnato geografia, matematica, eccetera, in lingua originale e religione islamica, proprio perché non mi voglio nascondere dietro un dito. Non vedo dove sia il problema di ragazzi piuttosto che bambini. A me piacerebbe francamente che i miei figli sapessero a memoria il Vangelo, non mi scandalizzerei. Purtroppo non sono stato in grado di insegnare la memoria, e me ne farò una ragione. Qualora invece vi fossero delle persone che riescono a memorizzare, dopodiché si può giocare sul termine memorizzare piuttosto che imparare o insegnare l'unico metodo in ogni caso, anche fosse la memorizzazione, molti dei nostri figli e probabilmente anche noi stessi conosciamo la memoria tantissime preghiere, e di questo nessuno di noi si scandalizza, anzi io ne sono contenta. Detto questo, quindi ripeto, non ravvedo nessun tipo di problema, abbiamo fortunatamente il nostro paese della libertà di culto. Se ci sono bambini e famiglie che vogliono valutare in prospettiva un rientro nel proprio paese, garantire al proprio figlio la possibilità di vivere nel proprio paese, sapendo la propria religione, sapendo la propria lingua, credo che sia una valorizzazione. E quindi non avendo nessun tipo di problema. Basta che siate chiari, finalmente cominciate a dire. Finalmente cominciate a dire come sta le cose. Mi fa sorridere, e mi perdonerà il collega Abbiati, mi fa sorridere quando si dice che va garantita la socialità dei bambini e il sabato e la domenica i bambini devono giocare a calcio. Allora, porto l'esempio dei miei figli. Uno dei miei figli gioca a calcio, la sua squadra è composta quasi prevalentemente da bambini nati in Italia, che però non hanno la cittadinanza italiana, purtroppo, nati in Italia ma da genitori stranieri, che sono, da genitori non italiani, che sono inseriti all'interno della nostra, diciamo, comunità, del nostro paese, del nostro quartiere, che socializzano con i nostri figli perché la mattina vanno a scuola con i nostri figli, che socializzano perché frequentano l'oratorio insieme ai nostri figli, con le società sportive insieme ai nostri figli, e che sabato e la domenica
straniero, perché sono nato qua a 20 anni, va in Egitto per loro. Non iniziamo con lo Ius Soli, Noi iniziamo con lo Ius Soli. A 18 anni prendo la cittadinanza, poche storie, dai. Basta questa roba, dai. Sta facendo l'intervento, sta facendo che cosa? Non ci sta facendo la finifica, ci stanno facendo lezioni di morale, sta facendo l'intervento del Presidente del Consiglio. Mantenga consigliere Fede Pellone. Io sì. Dichiarazione di voto alla luce degli emendamenti che ha proposto il Presidente Guccione. Secondo me Guccione sono degli emendamenti che comunque ricalcano un po' quelli che abbiamo fatto parte, ma indipendentemente da questo sono degli emendamenti che fanno chiarezza su delle questioni di ambiguità che c'erano in una delibera che rispetto a quello che era le opportunità che si volevano dare, anche stando a quello che diceva la dirigente scolastica, di far soprattutto dare le lezioni ai bambini in una lingua madre di nascita, non di nascita, ma della loro origine familiare, e che comprende anche la regione, perché sappiamo benissimo che in quelle nazioni la regione non è optional come è da noi, anzi dove addirittura una parte della nostra classe politica dice che non dobbiamo neanche finanziare le scuole cattoliche perché sono al di là di quello che è il nostro obiettivo. Invece qui stiamo non a finanziare ma a sostenere una scuola che comunque è anche confessionale dal punto di vista religioso per quanto riguarda la religione islamica. E sono d'accordo per questo, mi auguro che si possa fare anche per le scuole cattoliche questo tipo di approccio da parte di una certa maggioranza di oggi, che invece vede come negativo l'aspetto della religione cattolica mentre comprensibile la religione di altre religioni. E per questo con questi emendamenti voteremo a favore. Consigliere Appiatti, è intervenuto prima. Ha detto che la faccio ridere. Ho detto sorridere, non permetterai mai di dire ridere. Però forse perché non mi sono spiegato. Quello che dicevo io, Presidente, è che dalle 9 alle 15 sono venuti la domenica mattina facendo la relatore dei bambini, dei boccia, adesso non lo dire, visto che si può andare a fare le scuole in lingua per aprire la mente, una ricerca giapponese uscita settimana scorsa ammette che per insegnare dialetto, o meglio la lingua, perché la lingua è un basso, vogliamoci chiaramente, apre la mente, e quindi quasi quasi pretenderò ora in poi di fare interventi in lingua. Detto questo, Presidente, le nostre bambini vanno a giocare a casa dei compagni, non mi faccio capire come sia possibile che lei riesca ad avere dei ragazzini che vanno con suo figlio a giocare a calcetto e poi dopo dalla domenica mattina iniziano a partecipare con la squadra, perché si gioca con la squadra di 15 quasi tutte, quindi non credo sia molto non è possibile. Detto questo, io personalmente, nella dichiarazione personale, voterò favorevolmente a tutti gli emendamenti presentati. Consigliere, la terza. L'emendamento della vocione non lo votiamo. Grazie Presidente. È per proporre un emendamento, però perché non ho capito bene se Parise ha già l'emendamento di Parise. No, se è previsto l'allegato originale di guarda. Sì, l'allegato è la soluzione. Perfetto, allora va bene così. Vicepresidente Alonso. Grazie Presidente, grazie, ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi. Concordo pienamente con gli emendamenti proposti dalla Presidente Guccione. Non do nessuna
affidamento ad una traduzione che non sia una traduzione giurata, per cui non, e soprattutto ad un documento che non sia una traduzione giurata da parte di una persona esperta e di un documento che viene presentato privo di qualunque simbolo. Volevo solo brevissimamente, perché la Presidente Puccioni ha risposto tranquillamente già tutto quello che era in campo, solo per quanto riguarda la socialità dei provini, la preoccupazione che abbiamo, però cortesemente io ho ascoltato tutti. Allora, per quanto riguarda la preoccupazione relativa alla socialità dei bambini, purtroppo quando un bambino cresce nella nazione che non è la sua nazione di origine ha delle fatiche in più rispetto a un bambino che cresce nella sua nazione di origine. Io ho dei familiari che vivono in Tanzania e i bambini devono imparare lo swahili, l'inglese, l'italiano e dare gli esami presso il consolato presso il consolato italiano, perché altrimenti il titolo di studio conseguito in Tanzania non avrebbe valore. E sono bambini che devono studiare di più rispetto agli altri, purtroppo. O per fortuna esattamente, perché magari invece avranno un'opportunità in più. Per quanto riguarda le scelte che operano i genitori, nessuno le discute, non discutiamo se un genitore italiano manda il lunedì il bambino a violino, il martedì a karate, il mercoledì a chissà che cos'altro. Quindi non possiamo nemmeno discutere le scelte di un genitore arabo. Per quanto riguarda l'insegnamento della religione che diceva il consigliere Abbiati, è vero che l'insegnamento prevede la storia delle religioni nell'ordinamento italiano, ma è effettuato da insegnanti incaricati direttamente dalla Curia, senza un concorso pubblico statale. Quindi come noi non mettiamo in discussione il fatto che gli insegnanti sono selezionati dalla Curia, altrettanto non possiamo mettere in discussione gli insegnanti che scelgono questi genitori arabi, che tra l'altro scelgono di mandare i bambini. Hanno già un progetto, si informi. Noi non sappiamo. Progetto Cleopatra, vada a cercarlo su internet. Progetto Cleopatra, vada a insegnarlo su internet. Vada a cercarlo. Le cose ne fanno un altro, non sappiamo cosa fare quello. Che tra l'altro scelgono di mandare i propri figli presso la scuola pubblica statale italiana, dimostrando così di non avere certamente intenzione di non integrare i bambini. Per finire, per quanto riguarda l'insegnamento della religione, sono contenta appunto dell'emendamento che scrive, non c'è alcun problema, perché la Costituzione italiana, l'articolo 19, riconosce in modo ampio la libertà di religione, intesa come libertà di fede religiosa, ed evidenzia il diritto di ogni individuo di professare la propria fede e di farne propaganda. Quindi non c'è nessun problema, così come è previsto per qualsiasi altra religione in Italia. L'altro giorno ho partecipato alla celebrazione per i morti di Lampedusa nel Tempio Civico ed erano presenti tutti i rappresentanti delle maggiori religioni presenti a Milano. Che fanno parte. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Di un po' di cosa c'entra? Proprio perché in Italia di tutte le religioni è consentito osservare il culto e anche fare propaganda. Quindi stare più chiaro, può dire tutte le amenità che preferisco. Grazie vicepresidente. Capo Tupo Paz è già intervenuto. Dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente, io vabbè, voterò a favore entrambi gli emendamenti, poi su questo decisione deciderò, ma visto che il Presidente, che è Presidente di una Commissione, non ha accettato, ha detto che non accetta il mio emendamento solo perché non conosce il testo e non lo vuole allegare, credo che questa sia una grave mancanza di ignoranza da l'italiano ignorare, quindi lei non conosce il documento, mi chiedo cosa fa ancora il Presidente di quella Commissione e vedremo di proporre una mozione di sfiducia al Presidente che non studia i documenti che deve studiare e non fa lavoro da Presidente di Commissione. Lei non può non accettare un emendamento solo perché lei non è a conoscenza. Grazie. No, vuole la traduzione depositata. No, ma ci faccia piacere. Ma. Vergogna. Allora abbiamo argomento, abbiamo depositato tre emendamenti. Il consigliere Pratti chiede, dopo l'incubo a Madre di Arte, inserire in memorizzazione del Corano della religione islamica come da testo allegato e i corsi sono a Parlamento. Poi abbiamo l'emendamento che va bene a letto, presentato dalla mamma sottoscritta, e l'emendamento che decide l'integrazione dei consiglieri capogruppo la terza e agli USDEI che chiede solo di allegare il volantino perché gli considerate la presenza di un volantino di cui ha parlato da consigliere che sono stati di assumere si allega il volantino alla presenza del io avevo chiesto il ritiro mettiamo il avevo chiesto il ritiro mettiamo la prima invocazione dell'emendamento e poi ricordavo che ho chiesto che ha scritto prima mettiamo in votazione la richiesta di ritiro della delibera si sta mettendo in votazione il ritiro della delibera Può essere libero di fare quello che vuole. Non siete chiaramente un esempio di coerenza per questi chiari. Non conviene stare in silenzio. Non conviene stare in silenzio. Consigliere Tizio, per cortesia d'accia, consigliere Carlo, che è una tristezza infinita. Consigliere Bianchi, mandava tutto il suo commento. Mettiamo in votazione l'emendamento del capogruppo Paese. Io siccome non ci credo. Sì, certo. Non è memorizzato il Corano, io ho studiato così. Non ci credo, non credo. Ci vai in una scuola e vedi come lo fai. Presenti 37, favorevole 14, non la rivedete, stiamo in tale spirito. Votazione del documento. Presentato dalla sottoscritta che deve inserire che cosa dovrà essere gratuito, la dicitura e religione islamica da quelle parole in lingua. Questo è l'emendamento? Chiudiamo la votazione presenti 34 favorevoli 33 contrari 1 0 approvato. L'abbiamo fatto diventare rosso. Non ti piace il documento. Mettiamo in votazione l'emendamento alla terza agli USDEI.
era? Di mettere l'allegato vicino. Quindi di allegare il testo del volantino che è stato fotografato. Questa è la paura della verità. La paura della verità. Presidente, l'ultimo emendamento passa, è in futuro, pareggio non passa, siamo in fase di Grazie.
dichiarazione di voto personale sugli emendamenti. Quindi era solo una richiesta se il capogruppo si era andato tardi o se è stato mai passato erroneamente, perché avete preso come mia dichiarazione. Lui ha detto che si era prenotato. Capogruppo di Torino. Sì, sempre sull'ordine dei lavori. Guardate, io accerto di tutto qua dentro, sono intemperanze, anche asprezze, l'interruzione, può essere tollerata, io stesso mi casco qua dentro. Però sentire da una parte all'altra dell'aula le parole liberati, tanto hai un lavoro, facendo riferimento diciamo, alla libertà intellettuale di un altro consigliere, io credo che sia diciamo, un livello e un limite oltre il quale non si può oltrepassare, perché ci sta la dialettica, ci sta la scorrettezza, ci sta tutto quello che volete, ma non fare riferimento alla libertà intellettuale delle persone. So che diciamo, stiamo andando lunghi, però ci tengo a che qua dentro, almeno da parte nostra, ci sia un richiamo. Consigliere Pellegrini è stato consigliere Pellegrini con riferimento al consigliere capogruppo Bernardi, a cui è stato rivolto per salutare. Io credo che qua dentro tutti dobbiamo avere la responsabilità di non superare un certo livello di offesa alle proteste nazionali delle persone. Grazie. La terza per la presentazione della mozione relativa alla segnalazione del presidente. La risposta è quello che gli ho risposto, non ho visto neanche l'iscrizione, quindi prego la comunità. Forse mi deve preoccupare. No, ti devi sapere. Ma un minuto di tempo? Devo togliere tutte le vocali? Sì, anche le consonanti. Gira la ruota! Luca! Allora, colleghi, parlare, dopo ce l'ho io e l'hai visto e non ci ha dato la parola ed è gravemente scorretto quando però tu gli dici lei interrompe e da forza così lo fa e questo è profondamente grave, se questo è grave quello che succede è profondamente grave, deve essere lucido e vedere cosa succede. Ah, scusa, sto scendo Grazie Presidente, abbiamo un tema in cui la religione non c'entra nulla e neanche la provenienza geografica, o meglio, c'entra un po' la geografia. La mozione riguarda una richiesta di segnalazione della pericolosità di incrocio Murat Marche e quello che... scusate... Allora, quello che si vuol fare con questa mozione non è dare una soluzione, perché come illustrato più volte dal vice capogruppo del Movimento 5 Stelle Newsday, tutte le nostre segnalazioni vengono catalogate dall'AMAT che ne definisce la priorità, per cui l'unico... Presidente, se magari dobbiamo fare una pausa... Scusate se disturbo il progetto a sinistra. Scusami, stanno parlando dentro di te. A prescindere te se la giusto. Non so Presidente, valuti però se magari c'è il caso. No, però perché effettivamente gli animi sono scaldati. Se è il caso di fare 10 minuti di sospensione. Giusto, apriamo le finestre. Precedente discutere pacatamente di un incrocio che prego non
non so, è una svolta a sinistra vietata, quindi magari qualcuno potrebbe anche trovare qualche elemento metafisico. Ok, è vietato. Allora, l'incrocio, non so, cioè è sulla circonvallazione, per cui molti consiglieri lo conosceranno. La scuola ha un forte traffico pedonale dovuto all'istituto Zappa con i suoi due istituti scientifici, il liceo scientifico sperimentale e diciamo, la ragioneria. E più in pratica dall'istituto Zappa al viale Fulvio Testi ci sono tutti i mezzi di trasporto. Vedendo su Google Maps Street View, allora, l'incrocio è così fatto: chi proviene da via Murat, vabbè, l'unico elemento che vi do è che il pannello che dovrebbe facilitare col disegno che dice bisogna andare a destra e poi girare, no, sono pannelli che esistono anche, che so, quello che mi viene in mente e che so, vicino Romolo ce n'è uno simile. Comunque, fatto sta che chi arriva dalla Milano Media, arriva su via Murat, si trova sull'incrocio e scopre lì che non può svoltare a sinistra, ha l'obbligo di andare dritto. Quindi quello che si vuol fare è semplicemente segnalare all'AMAT di prendere in considerazione una soluzione per questo incrocio. Ora, che possa essere disegnare meglio diciamo la segnaletica, perché non è chiara e a volte anzi sparisce, dipende dai periodi, piuttosto che fare degli interventi strutturali, per carità, non sta a me, no, personalmente non mi sento di dare consigli agli esperti, che però trovassero una soluzione, perché nell'orario di punta basta una macchina che si incaponisce per voler girare a sinistra e l'incrocio diventa sovraffollato e pericoloso per chi attraversa delle Marche, perché insomma rischia di essere investito. Grazie. Grazie, venendo immediatamente alla questione, questa mozione potremmo anche votarla così come una delle tante, tanto poi va, sì, fa classifica identificatorio, oppure se si prende sul serio ha solo una risposta, che è strada interquartiere nord, perché questo è un incrocio che trova la sua criticità dal fatto che riceve tutto il traffico che poi deve stare nelle direttrici est-ovest. Quelli che appunto fanno una scorrettezza che si chiama a sinistra devono andare verso est provenendo dalla Via Novena. Se trovassero una direttrice est-ovest prima che è assente e che questa maggioranza, intendo al comune, non intende risolvere quel problema, perché per questa maggioranza il problema è fare delle strisce per le piste ciclabili sicure sulle nostre strade ad alto scorrimento, scusa parentesi, insomma, se ci ponesse il problema della viabilità si capirebbe che la soluzione, alla fine si parla appunto di trovare una soluzione funzionale e definitiva, e se si è sinceri si deve pensare alla viabilità del Nord Milano e andare a rivedere come ovviare al problema della mobilità estorta, altrimenti questo incrocio rimarrà sempre, come da 50 anni, problematico. È tutto qua. Da parte mia, il modello c'è, nella misura in cui mi aspetto appunto la buona fede del tentativo di ricercare una soluzione funzionante e definitiva. Grazie. Grazie, Presidente Sivi. Sì, grazie. Sinceramente, devo dire che tra tutti gli incroci pericolosi che ci sono in zona, questo non è tra i più pericolosi. Ah no, non è tra i più pericolosi. Per esempio, Zara Marche, per andare vicino, è molto ma molto più pericoloso dal punto di vista della circolazione automobilistica e pedonale. Se vogliamo fare una questione per sollevare la questione, io direi che in questo caso l'incrocio è una dimostrazione del fatto che, esatto, che gli automobilisti e i cittadini sono molto vicini e non rispettano un po' la strada.
perché è evidente che quando ci si approssima con il prodotto non bisogna girare un po' tra sinistra, ma bisogna andare a destra e poi a sinistra. Chi lo fa, sbagliando ovviamente, lo fa per, io direi, sciatteria, perché che furbo, per menefreghismo, eccetera, eccetera. Così come molta gente lo fa anche in dialario, angolo di Astempio e così via. Non si può fare. Non è un... drammaticamente non è un... Guarda, di un dialario si può fare. Un caso nella nostra zona, ma è quasi... E però non per questo non bisogna, diciamo così, mantenere questo problema. È lecito. Sì, vogliamo fare la mozione, facciamola, per carità. La soluzione non è altro che educare i cittadini, mettendo lì a un'idea, ma non è che ci sono molte alternative. Purtroppo, diciamo così, che il grado di civiltà medio dell'automobilista milanese è molto basso. Per cui l'aspettativa di risoluzione di questo problema è connessa alla punizione che può essere inflitta all'automobilista. C'è una bella rotonda. Altrimenti i cartelli sono praticamente visibili. Sono una rotonda vera, facciamo. Non ci sono grandi soluzioni alternative a questo, perché si fa così per tutto il mondo. Quando si deve svoltare a sinistra, o la strada a senso unico, o c'è da fare una svolta a destra e poi una svolta a sinistra, per cui è inevitabile, in un certo genere, il tipo di rotazione obbligata. Facciamo una rotonda vera e propria. Si può anche votare, non è un problema. Buttiamo giù. Devo precisare che probabilmente se l'automobilista fosse più scaldo, scusate il termine, soprattutto per quelli che vengono da Viale Trofei, probabilmente non gli converrebbe arrivare ai confini di Amur per girare in via Lunigiana, ma gli converrebbe fare le prese di questa faccia inizio, che è la svolta molto più pratica, e appunto essendo senso unico di fatto l'incontro, è un po' più veloce. Se non lui insegna bene che per l'interpretazione dei cartelli stradali non c'è una realtà di fronte a una che poi di fronte non gli è stare leggendo il Corano e picchiando la testa contro volante. No, perché la scuola di Corano si mettono così a leggere il Corano. Noi siamo gli orari. Non aggiunge un po' di nulla all'università di questa città, Cufra, sì, esatto. È un'alternativa abbastanza valida, comunque se non c'è solo un po' più, diciamo così, percorribile la strada. Grazie. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. È una punizione divina, tienine conto. Questa punizione sicuramente mette l'accento su un problema che io non sottovaluterei, come vi ha fatto il Presidente Simi. Non è vero che non è pericoloso, perché non è pericoloso perché molti degli automobilisti che provengono dall'Ario stanno attenti e quindi invadono tendenzialmente la corsia verso destra, non permettendo a molti di andare poi dritti verso via, invece loro possono girare a sinistra. Questo, chi invece è un po' più corretto, che si inserisce nell'incrocio, nel centro, stanno a sinistra, rischia regolarmente gli specchietti, o se è una moto, nel mio caso, di essere risanzionato dalla stessa. Secondo me il problema sì, è grave solo ed esclusivamente nelle ore di punta, perché poi quando c'è meno traffico effettivamente l'incrocio non usato correttamente riesce a riassorbire il problema. Perché succede questo? Il cartello c'è che indica in modo corretto, non modo c'è corretto il divieto di svolta successivamente. Quando arrivi secondo Murat, prima di metterti nell'incrocio c'è di andare a destra verso la scena e quindi girare intorno, cioè a maggio 2012
13 non c'è. No, non è caduto, però se sei più giuro che no, no, ma c'è, non c'è. Se non c'è più, allora mettiamo in delibera che sia ripristinato il fenomeno del conto tuo. Ok, guardate, visto che stai discutendo, chiede un emendamento a questo punto al proponente e si chiede eventualmente se non dovesse essere più presente il cartello che indica come utilizzare l'incrocio, di ripristinare nel più breve tempo possibile quel cartello. Dopo lo scrivo in italiano, sperando che quello accetti. Per il resto, secondo noi, cioè secondo me, personalmente la cosa gruppo, credo che sia una tematica che va assolutamente da affrontare, perché almeno nelle ore di punta, io vedo la mattina qualche volta i vigili ci sono, nell'altro momento molto grave che farebbero le 5 pomeriggio invece non ci sono, basterebbe anche una macchina dei vigili, tra l'altro farebbe anche parecchia cassa, visto che gli automobilisti lo sanno che dovrebbero girare, e molti fanno i furbi. Allora, iniziamo magari a educarli in questa maniera. Grazie. Sì, quello che volevo sottolineare è che effettivamente, cioè, furbi o meno, il problema è davvero chi conosce l'incrocio sa come comportarsi, qualcuno magari farà il furbo, ma chi non lo conosce non sa prima come deve comportarsi, perché praticamente quel cartello di cui parlava Biatti si trova quasi vicino all'edicola, ed è molto vicino. Ad esempio c'è un'isola triangolare, lì forse potremmo chiedere, non so se Simi può ritenerlo utile, magari di aggiungere una segnaletica sul triangolo, che è lì proprio che uno sceglie di dove c'è il bivio. E non so, quel cartello dovrebbe essere ripetuto anche sull'isola triangolare. Per cui se nell'emendamento magari possiamo dare questo elemento, perché è ovvio che non siamo noi a risolvere il problema, ma sarà un cartello che indica, vedi, come fare la svolta a sinistra. È troppo renziano, non va bene, andare a destra per andare a sinistra non va bene, è troppo renziano. No, allora c'è renziano, sì. Lo scrivo, parlo io, grazie. Dai, spreca un po' di tempo, faccio tutte le calecole. Sì, sono ho il tempo a consigliare se si spiega l'emendamento. Solo per dire che anche secondo me, diciamo, la soluzione migliore è, come si diceva prima, mettere un cartello nell'isola triangolare dove si divarica la strada, con, come c'è, credo, il riferimento di... vabbè, però, cioè, sono stati tutti, però io non sono così convinto che lo sappiano tutti, diciamo, su questo non sarei convintissimo, però quantomeno di mettere il cartello dell'indicazione, perché lo dico, diciamo, come fruitore di quell'incrocio spesso e volentieri, no, mi è capitato anche qualche volta, ma a volte conviene addirittura fare la strada giusta che quella curva. Non lo dico per esperienza, ma io che anche con lì. Consigliere Ferrato. Usato 1 minuto e 5, se volete la prossima volta tengo 5 minuti, così. Per dichiarazione di voto anticipata, allora, questa non è una soluzione. Io voto a favore se c'è l'intento politico di cercare una soluzione funzionale definitiva. Il problema, come ho detto prima, è strutturale, cioè che è un incrocio che si incasina e la gente fa la furba e svolta a sinistra coscientemente, perché sono certo che su 190 lo fanno coscientemente. Per cui se voi volete proporre come soluzione il cartello, io voto contro. Grazie. Sì, grazie. No, condivido quanto appena affermato dal consigliere Ferrani. Questo può essere, quello del cartello, solo un patentino, quell'incrocio, solo una soluzione estremamente temporanea. Quell'incrocio merita
una revisione più profonda. Infatti mi auguro che il Presidente Sim possa porre all'ordine del giorno della Commissione al più presto la questione, per arrivare magari a delibera anche successivamente, che proponga agli uffici competenti, non soltanto più presto, ma sollecitare magari con l'incontro con gli uffici competenti per cominciare a studiare una soluzione strutturale più importante, se non addirittura arriva alla costruzione di una vera e propria rotonda, quantomeno ricominciare a discutere sull'alleggerimento del traffico su quella via, come giustamente citava il consigliere Ferrando, ridiscutere e rivalutare il tratto di strada che si dovrebbe creare tra Viale Zanna e via Eritrea, tratto che percorrendo ogni giorno ahimè per lavoro vedo quanto ormai sia sempre più indispensabile e necessario. Grazie. Presidente Pedolago. Sì, grazie Presidente. No, sarò breve e circoncidente. Io ho quell'incrocio lì per motivi che non interessano a nessuno, conosciuto io, ho frequentato per 10 anni e quindi lo conosco bene. Quel cartello che era citato dalla... facevo il palo, la mano dell'ordine. Quello che ha citato Abbiati prima è vero, quindi c'è un cartello prima, sarà messo troppo avanti, però il cartello c'è. E per i vecchi che erano presenti anche nell'altra consigliatura, si ricorderanno che il consigliere Lardieri aveva riportato anche lui questo problema. E era stato segnalato, ma di parte solamente attenersi, come dovrebbero fare tutti i guidatori, alle regole. È abbastanza semplice, no? Infatti io mi ricordo che dove adesso c'è una farmacia, allora c'era un blockbuster, certe volte c'erano fermi due pattuglie della polizia locale e lì si facevano i soldi, come qualcuno ha detto prima. Quindi basterebbe che ogni tanto, purtroppo noi italiani abbiamo la necessità che ci siano queste cose, e quindi basta che ogni tanto qualche macchina della polizia si installasse lì e farebbe un po' di soldi e tranquillizzerebbe un po' la gente. Quindi io lascerei le cose così come vanno. Posso, grazie. Siamo in votazione. Sta presentando l'emendamento. Lo consegni, mettiamo in votazione quindi la mozione così come emendata. Presidente, che non funziona, dice il capogruppo Esposito ha problemi stasera. Incontinente. Segnaliamo a posto. Favorevole. Questo è il problema. Quindi? Favorevole, sì. Andiamo. Questa è la tua negatività. Chiudiamo la votazione. Se vuole mettere il vincolo, se vuole mettere la tessera, due postazioni avanti. C'è anche la sera in sala. Vieni qua, sposti abbiamo votato tutti, chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 2, approvato. Le mozioni che sono state presentate all'inizio di serata hanno raccolto tutte le firme discusse in via d'urgenza, quindi sono le tre mozioni relative alla questione Cesari e la mozione relativa al marco stradale semplice Cesari. Siete? Nel sinceramente sull'ordine dei lavori, mi sono accorto adesso grazie al collega Pellegrini di una cosa, ovvero nella votazione del punto 5, quello riguardante la scuola di Guarda, non mi sono accorto che io risulto non votante. Alquanto alterato, dato che lei, pur essendo iscritti, il capogruppo io
e il sottoscritto a poter parlare per dichiarazione di voto prima di mettersi in votazione, alterato o votato comunque contro la delibera. Mi sono sicuro di aver votato anch'io, contro la delibera, però anch'io. Dagli atti risulta che io non abbia votato. Se possibile vorrei chiedere, anche se in ritardo, anche se fosse possibile mettere a verbale che il mio voto alla delibera anche era mio. Contrario. Anche, lo chiedo anche il fatto della scorrettezza di cui sono stato vittima e che mi ha portato in una condizione. Anche il mio. Non è dopo due ore che semplicemente avendo chiesto l'esito della votazione, ho visto che dall'esito della votazione non risulto come votante. Risulto anch'io. Anche il consigliere Bello. Protestavo anch'io. Non so se, dato che protestavo, schiacciato in ritardo e non c'è stato questo, però vorrei chiedere se contestualmente, contenendo conto della scorrettezza che ho subito, quantomeno avere la possibilità che venga messa verbale che ho votato contro alla delibera in questione. Io e registrato, quindi. Allora, stavo dicendo, abbiamo queste quattro opzioni, do la parola al proponente, il consigliere Gianfranco Tucci. Non dovevamo fare la... Stanno litigando perché non è la parola. Mettiamo in votazione il prolungamento dell'orario prima di discutere il presenti 30, favorevoli 20, contrari 10, astenuti 0, approvato. Presidente Cucci. No. Dai che si spacca una volta per tutte, dai. C'è quella di Agnus Dei, non ti preoccupare. No, questa mozione, nasce appunto da una esigenza che i genitori della scuola Cesari hanno ormai da tempo, e credo che dopo un anno e mezzo dove si erano avviati degli incontri anche con l'assessorato, quindi anche con l'assessore precedente a quello attuale, non si è visto grande risultato, per cui credo che noi come Consiglio di Zona, la Presidente della Commissione, dobbiamo lavorare un po' sull'assessorato perché intervenga e riveda soprattutto la delibera di giunta del 20 luglio del 2012, e credo che sia importante perché noi come Consiglio di Zona siamo l'istituzione più vicina al territorio, ai cittadini, e quindi nel momento in cui si verifica un disagio come quello che le famiglie stanno vivendo è opportuno dare delle risposte, e se queste risposte non arrivano è ancora maggiore l'impegno che ci dobbiamo mettere perché si risolva, o almeno si provi a risolvere questo problema. E siccome la questione dello scuolabus non è un problema degli ultimi anni, ma già nei consigli di zona di anni fa veniva sollevato come tentativo di
eliminarlo, di ridurre notevolmente il servizio. Quindi credo che anche la manifestazione ben riuscita di ieri mattina da parte 7.45, da parte dei genitori, ha avuto un esito positivo non solo per la partecipazione ma anche per l'attenzione e la non irritazione da parte dei cittadini che si recavano al lavoro, quindi hanno capito qual era il problema e quindi è importante. Per cui la mozione che ho letto all'inizio e che è stata presentata io la do per letta, perché credo che sia chiaro qual è il problema e cosa va risolto nella sua interezza. Quindi la do per letta e andiamo avanti. Capogruppo Indovina. Sì, probabilmente. Ma ovviamente è un problema che è quasi annoso, che va affrontato, secondo me, approfondendo il più possibile l'argomento, il tema delle possibili soluzioni e delle risorse. Per questo propongo un emendamento che così recita. Si sostituisce il paragrafo del si chiede come segue. Si chiede che la Presidente della Commissione Educazione del Consiglio di Zona 9 si adoperi per la riconvocazione presso il Consiglio di Zona 9 del tavolo di confronto con l'Assessore all'Educazione Cappelli, l'Assessore alla Mobilità e Trasporti Maran, i rappresentanti dei comitati dei genitori, i rappresentanti dei consigli di istituto, al fine di trovare una soluzione definitiva e di continuità per il servizio scuola. La convocazione urgente che precede il tavolo sopracitato della Commissione Educazione per affrontare il tema del servizio scolastico e quello relativo al trasporto scolastico che l'amministrazione dovrebbe garantire ai ragazzi diversamente abili. L'amministrazione prende in considerazione la revisione della delibera di giunta 1567 del 20 luglio 2013 a fronte anche dell'iter avviato a seguito del tavolo di confronto. Grazie Presidente. Io ho delle domande in merito, diciamo, a questa alla problematica della scuola Cesari. Perché, Presidente, la scuola Cesari, no? Noi stiamo parlando di un servizio di autobus, quindi è una distanza, immagino che trasporti alunni per una distanza superiore ai 2 km, eccetera, eccetera. Per cui, in pratica, le persone che vanno alla Cesari, se non erro, sono da considerarsi fuori bacino, cioè probabilmente hanno vicino alla loro abitazione altre scuole che potrebbero raggiungere, diciamo, in altro modo. Quindi io ho questo problema della Cesari. Allora, intanto ricordiamoci che l'anno scorso c'è stata una mozione della consigliere presidente Fregoni che chiedeva il tavolo con gli assessori, eccetera eccetera, però sembra non abbia portato a tanto. Quindi il problema, più che la commissione educazione, dovrebbe interessare chi si occupa di mobilità. Lì il problema è proprio perché non c'è un mezzo pubblico che raggiunge la scuola, anche perché teniamo presente che se fossimo noi consiglio di zona ad accantonare delle somme per una scuola, allora noi praticamente nella commissione educazione, se parliamo di scuola, stabiliamo i criteri di suddivisione delle quote per il diritto allo studio e a scuola vengono delle cifre fra i 2.000 e i 3.000 euro, per cui noi ci stracciamo le vesti per questo. E a quanto pare il comune per quei servizi di autobus spende 87.000 euro l'anno. Quindi noi stiamo spendendo dei soldi per dare un servizio, cioè che è scolastico, però dall'altra parte si potrebbe risolvere se l'ATM risolvesse il problema di raggiungibilità. Per cui probabilmente dobbiamo spingere più su questo versante. Quindi alla fine, se i genitori vogliono andare alla Cesari, dovrebbero, cioè non voglio fargli pagare 1200-1300 euro l'anno per far sì che i loro bambini possano andare a scuola. Mi piacerebbe che il costo fosse equivalente a quello di un biglietto dell'ATM, di un abbonamento dell'ATM.
Per cui probabilmente per trovare una soluzione definitiva dovremmo spingere più sulla raggiungibilità di quel posto e non con interventi tampone che sono un salasso per le casse comunali. Non so, io vorrei sentire la vostra, perché ovviamente, cioè, non so, qualcuno avrà visto su Facebook i commenti, chi porta il proprio bambino nel bacino sotto casa e vede poi, si confronta con quelli della Cesari che sono contentissimi della loro scuola, per carità, tanto di cappello, sei nella scuola più bella della zona, però perché poi il servizio deve essere pagato dalla comunità? È sicuramente un discorso egoistico, però dobbiamo dare delle risposte a chi dice io non scelgo la Cesari perché appunto sono scomodo e porto il bambino sotto casa. Grazie. Consigliere Luzzi. Sì, grazie Presidente. Ma allora dico che la mozione così come è andata in parte mi può andare bene, nel senso che una mozione che ho presentato io chiedevo che veniva ripristinato il servizio di trasporto della scuola Cesari, quindi in realtà mi sta chiedendo di rivedere la delibera di giunta comunale, per cui ripercorrere un attimo l'iter per fare questa decisione e vedere come arrivare a una soluzione che possa mettere d'accordo i genitori e l'amministrazione comunale. Diciamo, le perplessità che ho rispetto a questa decisione, i tempi che si hanno per risolvere questo problema. E poi un'altra cosa è anche la modalità, perché la maggioranza di questo consiglio di zona dovrebbe interloquire con l'amministrazione comunale, che è dello stesso colore politico, e portare soluzioni, non semplicemente presentare delle mozioni in cui si contesta l'operato dell'amministrazione, perché quando una ministra si assume delle responsabilità e cerca di governare. Invece vedo che ci sono delle emozioni, poi giustamente se ne vuole mettere sul cappello, non serve neanche sul cappello, tutti quanti vogliono mettere sul cappello, però questo voglio dire, bisogna imparare a fare politica e assumersi responsabilità e negli organi istituzionali cercare di lavorare. Questa decisione da parte dell'amministrazione comunale di tagliare lo scuolbus è ottenuto dal cielo. Non c'è stata nessuna comunicazione all'interno della zona del consiglio di zona, non c'è stata nessuna comunicazione da parte dell'amministrazione comunale. I cittadini hanno trovato questo disagio, l'hanno trovato una volta, ha già fatto, l'hanno subito. Per cui questa è una proposta che esprimo. Mi nascondo, non sono contrario a tornare ancora a discutere questo tema e passare dalla zona a discutere con gli interlocutori di questo problema, però ripeto, se volete amministrare questa città assumetevi le responsabilità, perché voglio dire, innanzitutto amministrare, assumersi le responsabilità e porre delle soluzioni ai problemi che l'amministrazione deve porre. Comunque per quanto mi riguarda il voto comunque sarà alla mia emozione così come si è Grazie Presidente. Dunque, innanzitutto un attimo, un po' di storia diciamo di questo servizio pubblico. Il servizio Pullman per la scuola di Via Cesari è sempre stato garantito, anche se a fatica, proprio per le caratteristiche, diciamo, geografiche della scuola elementare di Via Cesari. La scuola elementare di Via Cesari infatti è chiusa, diciamo, in un groviglio di strade estremamente strette e di difficile percorribilità a piedi, perché i marciapiedi sono stretti, ci sono falli al centro, eccetera. Inoltre, perché l'attraversamento di via Ornato è caratterizzato dalla presenza della metrotranvia senza alcuna sbarramento di sicurezza, e questo fa sì che anche i bambini di bacino, cioè anche quelli che abitano in via in via Ornato o poco più addentro nel quartiere di Niguarda,
avessero diritto, secondo la precedente, secondo il precedente regolamento che regolava, diciamo, il servizio di trasporto, avevano diritto al trasporto con l'autobus, esattamente come i bambini che hanno la scuola al di là della ferrovia. Non so se sono stata chiara. Cioè, questa percorrenza della metro tranvia costituiva un ostacolo all'attraversamento dei bambini e quindi veniva considerata una scuola che necessitava di un servizio bus. Attualmente la delibera che regola l'erogazione del servizio bus invece ha stabilito delle regole diverse, regole per le quali la scuola di via Cesari ha sì diritto, ma solo per i bambini di bacino. Siccome i bambini di bacino che si iscrivono al servizio bus sono solo 12 all'incirca, il comune dice non erogo più il servizio perché sono solo 12. Precedentemente invece si ragionava dicendo erogo ugualmente il servizio e lascio salire anche i bambini che non appartengono al bacino d'utenza. Quella è una scuola che così risulta penalizzata, mentre si ragiona sempre dicendo che viene favorita rispetto alle altre. Non è così. Tutte le scuole della zona hanno un'ottima percentuale di iscrizioni, mi guarda, è in aumento della popolazione, la scuola di via Passerini ha aumentato anch'essa le classi, quindi non c'è un discorso di concorrenza, di favorire una scuola rispetto ad un'altra, c'è un discorso di una scuola che si trova in un'ubicazione particolare che danneggia anche gli abitanti delle vie Matti e Cesari, che si trovano a non poter utilizzare il mezzo proprio per uscire di casa nelle ore in cui c'è l'arrivo o la ripartenza da scuola. Non parliamo poi di quando accade che ci sia, non so, una gita scolastica per cui arrivano i pullman. Spesso questi pullman si bloccano completamente e creano una situazione di autentico caos. Quindi è una scuola sistemata in modo particolare. Per di più, in modo irregolare, la via che adesso, diciamo, la via che dal fondo via Cesari ricollega a Via Ornato è stata chiusa con delle cancellate, c'è in corso una causa da parte del comune per far rimuovere questi cancelli. Quella via costituiva una via di sbocco nel caso in cui ci fosse un incidente o un blocco nella via Cesare in direzione di Milano. La situazione quindi era una situazione che la stessa polizia locale ha sempre certificato come una situazione difficile, complicata, dove non è possibile scaricare il bambino in sicurezza dall'auto e farlo scendere per andare a scuola da solo, per esempio, perché è così. Prendo il tempo di Rossi, semplicemente, ma non lo prenderò tutto, solo per dire che appunto è una situazione particolarissima e quindi richiede questo servizio pullman. Ora, è giusto quello che dice il consigliere Luzzi, che noi dobbiamo governare, non sempre però la zona si trova ad avere le stesse opinioni in merito della giunta e lo strumento che ha per far comprendere che non si condivide la scelta fatta dalla giunta in materia è presentare una mozione che apra un dibattito e faccia capire che in questo specifico argomento abbiamo due idee differenti. E l'idea della giunta è di tagliare questo servizio, l'idea della zona è di dire questo servizio è indispensabile. E concluderemo, arriveremo a dire questa cosa al tavolo.
Per quanto riguarda invece i contatti, per quanto riguarda quello che diceva che non è stato in alcun modo annunciato il provvedimento, non è così, perché il provvedimento è stato annunciato lo scorso anno, i genitori sapevano che le proroghe, che sono state tra l'altro non per tutto l'anno ma bimestrali, cioè ogni due mesi è stato prorogato il servizio Pullman lo scorso anno, alla fine dell'anno il servizio Pullman si è considerato chiuso da parte dell'amministrazione. E tanto è vero che i genitori non hanno ricevuto le domande di iscrizione per il nuovo anno. A quel punto si è attivato un percorso per cui i genitori hanno chiesto degli incontri con i direttori di settore dell'educazione, incontri ai quali ho partecipato anch'io. A questi incontri i genitori hanno proposto un cambio, come diceva il consigliere La Terza, delle linee ATM perché la scuola diventasse più raggiungibile, ma l'ATM ha risposto un secchissimo no assoluto. Devo dire che l'azione dei genitori ha fatto sì che almeno la 42 venisse salvata, perché la 42 era stata abolita nel percorso che era Maffi Cesari, tanto è vero che in questi mesi non ha funzionato, non ha girato la 42 e credo che sia stata riattivata solo oggi. Per riattivare la 42 per riattivare la 42 nella via che percorresse la via Maffi e poi girasse in via Cesari è stato a questo scopo rientrata la cancellata della scuola di via Cesari e posizionata una barriera, perché la TM sosteneva che non poteva più girare in quanto la parte anteriore alle ruote anteriori, diciamo, del bus invadeva la sede del marciapiede e quindi metteva in pericolo chi percorreva il marciapiede, i pedoni che stavano sul marciapiede. Quindi è stato rientrato il cancello della cancellata del Cesare, è stata posizionata una barriera apposita e solo da oggi, credo, non ne ho conferma, ma penso che sia da oggi, è ripartito il servizio della 42. Detto questo, la 42 ai genitori che portano i bambini non serve nulla, perché la 42 arriva da Stazione Centrale. Quasi tutti i bambini che frequentano la Cesari vengono o da Liguarda, o da Bicocca, o dalla via Arganini, oppure come si dice, dall'ospedale Galeazzi, tanto per intenderci, da via Grassini, da quei dintorni lì. Come Liguarda, diciamo. Al di qua dell'Enrico Fermi, al di là dell'Enrico Fermi e non al di qua, noi siamo al di qua, al di là dell'Enrico Fermi, da via Grassini, dintorni dell'ospedale, quasi tutto il bacino d'utenza della Cesari è quello. La Cesari non ha un bacino d'utenza circolare posizionato intorno alla scuola come avviene per tutte le scuole invece normali, non ce l'ha proprio per la sua storia, perché era una scuola che raccoglieva i bambini gracili da tutto il circondario. La scuola Cesare infatti era una scuola destinata ai bambini gracili, vi veniva data una dieta speciale a mezzogiorno, una dieta... Ma non lo so io. Posso parlare, grazie. Poi magari li mettevano pure perché era liquida. Ma guarda te, di illustrare le problematiche che questa mozione sottende. Allora, innanzitutto premetto che condivido in gran parte quanto affermato dal consigliere La Terza. Dico questo perché in realtà siamo in una situazione paradossale, siamo in una situazione piuttosto grave dal punto di vista delle finanze pubbliche. Se magari si potesse
riesco a parlare, sento in cuffia il ritorno. Spenga la cuffia. Hai qualche disturbo? Hai qualche disturbo? Sì, sì, spegniti l'apparecchio acustico, che così non ti ritorna. Togli la cornetta. Togli la cornetta. Allora, stavo dicendo... Ho la cornetta di Beethoven, se vuoi. Settimana prossima avrò il classico incontro bimestrale in assessorato per tutte le problematiche che noi sappiamo in zona. E uno dei temi dell'ordine del giorno è della questione dell'ATM, del trasporto in superficie. È probabile che si andrà verso un taglio del servizio di superficie. Generalizzato, beh, perché evidentemente i tagli che ci sono stati al 50 milioni costa il bus notturno, consigliere, se vorrà intervenire lasci terminare il consigliere presidente Simi. Allora, quello che voglio dire semplicemente, così la facciamo più semplice, è che siamo in una situazione di emergenza economica per quanto riguarda il servizio ATM. In questa logica è evidente che il ridimensionamento dei servizi, diciamo così, extra è un dato di fatto, perché non dimentichiamo che questo servizio fino a qualche anno fa c'era anche per altre scuole, ovviamente, non è che era un'esclusiva di questa scuola, è che mano a mano negli anni questo servizio è stato tagliato anche da scuole di altri quartieri della nostra zona e di altre zone della città. Purtroppo è un servizio che è stato deciso, insieme ad aver capito che io non mi sono occupato della questione della libera di giunta, perché non è un argomento che fa parte delle mie competenze, ma ho capito che tra i vari tagli che dovranno essere fatti per risparmiare qualche soldo c'è anche questo. Allora, è evidente che se questo servizio continuasse senza costi per la collettività, questo potrebbe avvenire ovviamente, perché qui il problema è che questo servizio una parte lo pagano gli utenti e una parte lo paghiamo noi. E qui viene fuori il problema dei problemi, cioè il creare o mantenere un tra virgolette privilegio per una scuola a scapito di tutti gli altri cittadini. Questo diventa, in un momento di finanza in crisi, diventa un problema. Perché, diciamo così, non ci possiamo permettere di dare un servizio, un buon servizio a una scuola e a tutti gli altri dare un servizio, non dare il servizio, perché di fatto nella scuola si fa a piedi o in macchina o in bicicletta, eccetera. Visto che poi, comunque, il servizio in superficie in qualche modo esiste, perché c'è la 42, l'abbiamo richiesto ancora a suo tempo, di riportare la 42 barrata fino al guarda. Io mi auguro che sulla periferia non si facciano tagli eccessivi al servizio di superficie, infatti mi auguro di questo. Il problema è che proseguire nel chiedere a tutti i costi a scapito di tutti gli altri, questo non so se mi spiego, ma io la vedo come una questione anche di sgarbo nei confronti di tutti gli altri cittadini, degli altri studenti, delle altre scuole, che alla fine sono costretti a sostenere tutto questo servizio pagando di tasca loro alla fine, perché diventa un lusso, se vogliamo chiamarlo così, che non ci possiamo più permettere. Quando ci saranno ancora magari finanze più buone, magari potremo anche estenderlo il servizio, ma fino a quel momento lì mi sembra veramente uno spreco, finisco, nei confronti degli altri cittadini. Non metterlo su. Qui, per carità, mi spiace che il servizio non possa essere più erogato in queste condizioni, però se i tagli ci sono, ci sono per tutti, e dobbiamo metterci in testa che certi tipi di servizi non si possono più avere a spese della collettività. Grazie. Consigliere Ferrano. Grazie Presidente, ma devo dire che ho apprezzato questa missione sincera del Presidente Simi, e io dico, è così che si fa. Cioè si dice
come stanno le cose. Io l'ho scritto, io ho risposto a lei quando ma ho visto che il principio di sono coerenza vorrebbe allora che non si faccia del populismo con il mercato, perché il suo partito sostiene comunque una mozione che ha tre disposizioni, prevede una commissione da fare qua, per cui soldi, convocare tutti i personaggi responsabili di qua e di là per fare una riunione coinvolgendo la cittadinanza eccetera eccetera, altri soldi. E terzo punto, non dice il dispositivo risposto con arguzia dal qui assente Esposito, no, e indovino, sparito, è impegnato. Intanto è inutile la presenza, vai, vai. Non chiede il ripristino del servizio, perché effettivamente sa che il servizio non verrà ripristinato, come appena spiegato bene Simi. Ma dice con un giro di parole, non so, io non ero stato attento, sono stato di leggerlo, che si è contrari alla pensione e comunque si chiede di lottare. Cioè, insomma, si prende un bel po' di fumo, una manciatina di soldi sotto forma di gettoni e emolumenti a chi deve venire qua a parlare, lo si butta nella faccia dei genitori in modo da poter dire, perché l'obiettivo anche della mozione urgente di cui presente il presidente Tucci è strumentale a dire noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, no? Il Consiglio di zona non ha nessun potere, però almeno abbiamo i nostri cittadini, gli ha fatto vedere che ci siamo mossi. Però se lo sappiamo tutti che questo servizio non verrà ripristinato, come ha detto poc'anzi Silvio, allora perché ci prendiamo in giro? Perché allora non facciamo una mozione come quella del collega Luzzi, che dice noi chiediamo il ripristino del servizio se vogliamo veramente ascoltare, no, il grido di allarme dei genitori. Ma io non ci sto a fare questa roba politichese che è ancora la vecchia storia. Perché sapete tutti che invece come va a finire e che questo servizio non ci sarà. Perché non lo diciamo subito, non lo dice tutti anche voi? Perché non lo dice il Presidente Tucci? Che adesso lo so benissimo che va a finire così. E mi sorprende questa cosa. Oltretutto non mi piace neanche che alla fine questo trovarsi insieme, no? Per mettere insieme le mozioni, si concluda con una mozione comunque presentata dal partito della Rifondazione Comunista, perché alla delibera si fa così, con la mozione del partito della Rifondazione Comunista emendata dal Partito Democratico. Io, cioè, se facciamo una cosa tutti insieme, politica vuole che si tolga il partito della Rifondazione Comunista. Per cui adesso io non so tecnicamente se è possibile fare un emendamento per richiedere. Io propongo l'emendamento di togliere che sia una mozione urgente presentata dal Consiglio di zona nella sua interezza. Devo metterlo per istruito. Però attenzione, io ci sto se il dispositivo è unico, perché quello che chiedono i genitori è solo il ripristino del servizio. Non vogliono 73 tavoli in cui loro vengono belli contenti di poter finalmente parlare con un'istituzione che lo ascolta, ma noi sappiamo già tutti che in tasca non abbiamo certo il ripristino, ma un bel pinte. Per cui presento questo emendamento e anche dunque un controemendamento al dispositivo. Devo far così, no? O lo vuoi presentare tu? Grazie Presidente, ma io credo che abbiate già esposto tutti i dati di questo problema, nel senso che
La consigliera Frigoni l'anno scorso aveva già presentato una mozione per il solito tavolo che viene invocato in più commissioni, dalla commissione commercio per l'agosto, e puntualmente viene snobbato. Quindi abbiamo visto che il costo di un pullman del servizio equivale a 87.000 euro e che ATM non vuole, nonostante gli abbiano permesso con le modifiche stradali, non vuole fare allungare una corsa per fare questo servizio. C'è un assessore al trasporto, alla viabilità, che può intervenire su questo problema. Non capisco questo richiamare tavoli di confronto. Cioè, l'assessore alla viabilità parla con l'ATM e dice qua deve passare un mezzo dell'ATM e gli 87.000 euro che oggi spendiamo per il pullman per una sola scuola non si spendono più, passa l'ATM, si allunga la corsa dell'ATM e il problema è risolto, come in tante altre scuole. Noi abbiamo perché altrimenti il problema si riproduce in altri posti di Milano. Cioè, in zona 9 noi abbiamo l'asilo all'interno di Villa Litta, dove non passano i mezzi, fortunatamente c'è il cancello aperto e i genitori entrano con le macchine all'interno del cancello. Se chiudessimo quel cancello lì, è probabile che il problema ci sarebbe anche lì, perché lì non c'è un posto per parcheggiare, perché non ci sono mezzi vicini per arrivare facilmente all'asilo, quindi incorreremmo nello stesso problema. E in questo caso invece il problema può essere risolto proprio facendo passare un mezzo ATM sulla via dove c'è la scuola. Quindi non capisco questo invocare tavoli per una soluzione che è lì, è presente, basta che l'assessore parli con ATM e che proponga la soluzione. Grazie. Scatenate l'inferno. Capogruppo Vigliano. Io due cose, intanto un chiarimento anche, partendo dal discorso che secondo me poi le cose alla fin fine stanno, come ha detto il Presidente Simi, che è stato molto pragmatico, il suo ragionamento è condivisibile ed è un ragionamento serio, cioè io non credo alle favole, per cui noi facciamo questa mozione perché dobbiamo farla, dopodiché dobbiamo farla nel senso che è un dovere farlo, però non ci possiamo aspettare granché. Poi dopo un'altra cosa, io all'inizio di questo consiglio, in fase di discussione, avevo detto che le mozioni erano tre, che si sarebbero ridotte a una, allora io voglio, magari erano quattro. Sì. No, ci sei anche tu. Io però voglio dire, adesso rispetto a quello che ha detto il consigliere Ferrando, ho una cucina all'orecchio e vorrei togliermela. Nel momento in cui questa mozione, che è stata presentata da Rifondazione Comunista, con il simbolo di Rifondazione Comunista, con la firma dei consiglieri di Rifondazione Comunista, viene emendata secondo un accordo che c'è stato tra i presentatori delle diverse mozioni, diventa una mozione del Consiglio di Zona, non una mozione di Rifondazione Comunista. Luca. Dai, ma io ho spiegato anche perché ho detto che questa mozione secondo me deve essere condivisa dal Consiglio e non deve avere cappelli politici sopra, perché sennò il discorso cade e allora io ragiono in maniera diversa, perché vuol dire che abbiamo capito poco, che vogliamo a tutti i costi mettere cappelli sopra cose che non ci stanno e che comunque sappiamo che andranno a finire in nulla. Grazie. Consigliere Tucci. Grazie. Parto da quest'ultima considerazione del non aver posto e non aver capito fino in fondo le questioni. Dico ignoranza perché si ignora quello che è la problematica. Allora, tutti sanno, compreso quelli che stasera vogliono fare i verginelli della politica,
tutti sanno che quando viene approvata una mozione, la delibera che arriva in consiglio comunale non porta più la firma del partito che la presenta. Ma non sono io che lo decido, sono le regole del gioco che dicono questo, no? Quindi non c'è il simbolo, non c'è. Fabio parte così com'è. C'è la mozione col simbolo. Allora, la mozione quando, allora, la mozione parte, dopodiché è evidente, fatemi finire, poi dopo capirete il perché. Perché la mozione viene votata dal Consiglio. Non è che la vota solo il partito che la presenta. Quindi è evidente che diventa una mozione del Consiglio di zona. Questo è automatico, perché non è la mozione del partito e basta, perché se la votano anche gli altri è di tutti. Dopodiché, per quanto riguarda la questione del ripristino del servizio, beh, la questione è questa: il ripristino del servizio parte nel momento in cui può partire dal momento in cui la delibera di giunta dell'anno scorso viene rivista, perché la delibera di giunta dell'anno scorso dice che quel servizio andrà a chiudersi. Allora, la mozione è per dire: noi vogliamo, visto e considerato che quel tavolo non ha funzionato, non per colpa del consiglio di zona 9, non ha funzionato per colpa degli assessorati che non hanno voluto prendersi la briga di rispondere come si doveva, partendo dalla revisione della delibera di giunta. E quando io qualche mese fa criticai la questione che le delibere di giunta noi non le vediamo, è perché poi all'interno delle delibere di giunta ci possono essere delle sorprese in negativo, e la delibera di giunta su questo argomento va in questa direzione, non va nella direzione opposta. Dopodiché io non sono d'accordo che, siccome la Cesari ce l'ha e altri non ce l'hanno, allora bisogna cancellarla a tutti. Se questa amministrazione ha deciso che l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico per diminuire l'utilizzo dell'auto privata è quella la direzione, allora se si va in quella direzione, il servizio dello scuolabus permette alle famiglie di non utilizzare le macchine per arrivare ad accompagnare i bambini di elementare, perché qui non stiamo parlando dei bambini delle medie che magari possono anche andare a scuola da soli, stiamo parlando di bambini delle elementari, tenendo presente anche tutta una serie di orari e problematiche varie che potrebbero incontrare con il servizio di trasporto pubblico normale che si citava prima. Quindi io credo che alla fine è giusto chiedere, come chiedono i genitori, che questo servizio venga ripristinato attraverso quel tavolo che rafforza la presidenza della commissione, rafforza il consiglio, perché devono venire qui a rispondere, non là. E quindi credo che il chiedere appunto la revisione della delibera vada nel senso giusto che i genitori vogliono. E quindi io accolgo l'emendamento del capogruppo di Torino. Gli emendamenti li respingo tutti, perché l'unico emendamento che viene accolto è quello del capogruppo Indovino, vengono respinti gli emendamenti di Ferrando in merito alla mozione. Non so se c'era fatto prima, ma non è così. Se la porca per proporre l'emendamento. Allora, il Movimento 5 Stelle propone di sostituire il si chiede con il seguente: si chiede all'assessore alla mobilità che l'assessore alla mobilità si faccia carico
di interfacciarsi con APM per risolvere i problemi di raggiungibilità della scuola di Via Cesari con i mezzi pubblici in sostituzione del servizio di scuola bus dedicato. Consigliere Luzzi? Punto è all'ordine del giorno? Il discorso che diceva prima il presidente Tucci, il merito che... Scusate, il consigliere Luzzi ha già parlato. No, di la dichiarazione di voto cambia la luce dell'osservazione fatta dal consigliere Tucci. Uno, perché ha riportato un dato falso. Cioè il fatto che dice che se la mozione viene votata dal Consiglio non c'è il simbolo del partito, se andate in quel lampretorio, qualsiasi mozione che viene votata, ne prendo una casa del consigliere Pellegrini, c'è scritto, c'è il logo Lega Nord, per cui è una mozione del partito della Lega Nord. Lì c'è scritto Rifondazione Comunista, per cui voglio dire, non nascondiamoci quello che dovete, soprattutto non utilizziamo delle strumentazioni false. Perché se noi diciamo certe cose non avere il coraggio di dire cose. Lei consigliere ha detto che non viene coraggio il simbolo del partito, è una cosa falsa, inesatta. Incazzate, votiamo. Sarà la mozione della Rifondazione Comunista. Votiamo. Questa, prima cosa. Quindi questa è la ragione per cui io non voterò a favore. E sulla seconda cosa, ripeto, la ragione per cui ho detto che era una mozione condivisa, quindi cade il presupposto per cui io possa votare questa mozione. Non essendo condivisa, ma essendo la mozione di un consigliere basta, io chiaramente non posso votare, perché non è la mozione del consigliere Giana, ma è la mozione del consigliere Tucci che giustamente con diritto vuole mettere il cappello su questa iniziativa, senza poi, come diciamo, risolvere il problema di ripristinare il trasporto alla scuola di Via Cesari. E quindi vuole semplicemente rifare i tavoli, ma ripeto, sono solamente un dispendio di denaro e non portano a nulla rispetto alla risoluzione del problema. Very well. Capogruppo Vigano. Sì, per dichiarazione di voto. Allora, io all'inizio, come avevo già detto prima, ho fatto una dichiarazione. Ho fatto appello ai capigruppo perché trovassero un accordo, ma mi sembra che questo accordo in realtà non esiste. Esiste invece una mozione che viene emendata dal capogruppo del PD. A questo punto il mio gruppo ha libertà di voto, ma ognuno voterà quello che ritiene più opportuno, tenendo presente che due delle tre mozioni sono praticamente sparite, quella di Luzzi e quella firmata da Fregoni, sparite nel senso che non sono comprese, quella di Luzzi, nemmeno quella di Fregoni, nemmeno quella di Fregoni lo consolo, per cui io non intendevo in questo senso le cose, per cui il mio gruppo voterà come vuole. Capogruppo in cammino. Sì, scusate, l'ora è passata. Io ti voglio dire questo. Per mano mia è stato fatto l'emendamento che stiamo facendo su questo. Lo dico a discapito anche del mio partito. Non mi interessa. Poi ovviamente l'opposizione fa il suo lavoro, però per la non mi interessa che il simbolo sta là sopra, non mi interessa, mi interessa risolvere il problema, non mi interessa metterci il cartello, lo dico a discapito anche dell'interesse del mio partito. C'è una dinamica d'aula, si è svolta in un certo modo, c'è la prima mozione che è stata presentata è questa, io ho tentato di emendarla seguendo quello che il mio partito pensa rispetto a questo vicenda, che è con responsabilità anche in riferimento alla mozione che è stata approvata, diciamo, non con il nostro voto, ma non era, stavo rispondendo, io ho presentato solo l'emendamento, vado avanti, cerco di essere preciso, anche in relazione alla mozione sugli abbonamenti a tempo.
ci troviamo in una situazione complicata dal punto di vista del bilancio, è un servizio che costa, sediamoci qua in questa situazione a casa nostra, sediamoci insieme al consiglio d'istituto, al comitato genitori e agli assessori, che era la cosa che chiedevo, lo dico al capogruppo Viganò, era la cosa che chiedeva il dispositivo dell'emendamento della mozione presentata da Simona Fregoso, dal presidente Fregoso del corso. Sediamoci al tavolo, i genitori con cui ho parlato prima hanno delle proposte da fare, non solo relativo allo scuola, ma rispetto anche ad altre cose e azioni che si possono mettere in campo. Sediamoci qua e troviamo una risoluzione che non è necessariamente lo scuola per buscare le risorse che ci sono, ma sediamoci intorno a un tavolo e troviamo, se ciascuno con la sua fantasia, con le sue proposte, con le sue proposizioni, troviamo una soluzione al problema dello spostamento dei bambini da scuola lì. E lo ripeto, non mi interessa il simbolo che c'è sopra, mi interessa far venire qua gli assessori, farli parlare col comitato genitori e mediare, perché è questo che dobbiamo fare qua dentro, mediare per trovare una soluzione che sia il più possibile reale con le risorse che abbiamo e condivisa. Grazie. Sì, grazie, esprimo la mia dichiarazione di voto evidenziando innanzitutto questa veramente posizione contorta e arzigogolata del Partito Democratico, che trova veramente nel suo capogruppo la quintessenza della vecchia politica, cioè veramente dire, qua abbiamo un problema da risolvere e no, si butta, come dicevo prima, lei era in bagno per come ha sentito. Vuole soltanto gettare del fumo negli occhi della gente che ha un problema, perché interventi di tipo simili avete chiarito che qui non ci sono capito. E per cui o si fa una mozione con una soluzione proposta senza fare 50 tavoli e discussioni e gettoni da pagare eccetera eccetera, oppure si perde solo tempo. Per cui richiamo il voto contrario agli emendamenti alla mozione che verrà modificata da Tucci se non accoglie gli emendamenti presentati da Tucci prima, e per smascherare questa posizione assolutamente demagogica del Partito Democratico, che così si nasconde dietro a questo buonismo per dire noi comunque il nostro simbolo non ci interessa. Invece la nostra politica grande era quella di fare il documento del Consiglio di zona, caro Partito Democratico, se ha veramente interesse a una collegialità che comprenda tutti i cittadini e tutti i rappresentanti dei cittadini, caro Partito Democratico. Per cui io voglio smascherare la vostra bassa politica e dunque sostenere la mozione di Luzzi, che non è di caducità, per cui rimane in gioco la mozione di Luzzi. Noi la voteremo, la porteremo ai cittadini, gli faremo le regole, è una posizione chiara, ci sta, e smaschereremo ai loro occhi in questo modo, così ancora la vecchia maniera post-cristiano di fare tavolo per qualche cosa che lo porto, non ce l'avranno. Fine del intervento. Faccio una commissione, coinvolgiamo tutti e ci facciamo una cosa. Per dichiarazione di voto, io veramente ritengo che questo sia un problema che coinvolge veramente un numero di famiglie elevato, perciò al di là di tutto condivido la posizione di Indovino e dico va bene, per una volta facciamo uno sforzo, anche se la cosa ci fa arrabbiare, perché si sarebbe potuto, ed è stato un errore di tutti, un errore anche mio, anche nostro, coinvolgersi, cioè sentirci prima e preparare una mozione di tipo diverso. Adesso questa è la mozione che si è ottenuta, sarebbe stato bello magari un gesto di collaborazione da parte del Presidente Tucci togliendo il simbolo, visto che era di tutti, però anche se non lo toglie io vi invito comunque a votare questa mozione. Grazie. Il nostro capogruppo è scappato. Una cosa, intanto però, credo che nella vita io sono presidente, sono presente per la regione. Si può
siccome dopo la discussione, una volta che io ho detto che non si possono accettare gli emendamenti, boh, se è stato presentato un altro emendamento, è stato fatto un intervento. Io ho presentato l'emendamento. Ma siccome io sono una persona che nella vita privata e non, e quindi anche in quella politica, se sbaglia lo ammette, non ho nessun problema ad ammettere di aver confuso e sbagliato rispetto all'iter che le mozioni fanno. Quindi questa è la prima cosa che volevo dire. L'altra questione è che non mi sembra che tutte le volte che sia stata presentata una mozione da qualsiasi partito in quest'aula si sia fatto il casino su il simbolo, il nome, chi la presenta, chi non la presenta. Perché io credo che sia importante la sostanza di quello che si dice. Sulla mozione che è stata presentata dal consigliere Ferrario in merito agli abbonamenti ATM, nessuno ha sollevato il problema, soprattutto di Fondazione Comunista, mica ha sollevato il problema Forza Italia, PD, come si chiama. Abbiamo condiviso il contenuto di quella mozione e sul contenuto di quella mozione abbiamo votato. Come in altre occasioni abbiamo votato a favore o contro, senza guardare il partito che rappresenta, ma sul contenuto che c'è. Invece qua mi sembra che per nascondere le difficoltà, per confrontarsi sui contenuti, allora ci si attacca a quel problema. Non è un problema nostro, è un problema vostro come opposizione, che ritenete giusto fare una battaglia sul simbolo piuttosto che sui contenuti. E siccome se si va a leggere bene il dispositivo finale, se non si rimuove, come dicevo prima, la delibera di giunta, anche qualora noi dovessimo inserire il chiediamo il ripristino del servizio, lì sì che faremo della demagogia contro l'interesse dei cittadini, perché voi questa roba qui non l'avete tenuta mica in considerazione. Io vi ho detto che quando c'è una delibera di giunta e si scoprono gli altarini, perché noi in consiglio non la vediamo mai la delibera di giunta, ma non è da oggi, è dai secoli, quindi non è una questione di Pisapia oggi, è dai secoli. Noi possiamo intervenire su quella delibera di giunta, se l'amministrazione ci ascolta, chiedendo la revisione di quella delibera e la modifica. Solo dopo possiamo dire bene, la modifica c'è, chiediamo il ripristino. Inserire il ripristino in questa mozione vorrebbe dire andare in contraddizione col fatto di chiedere la revisione della delibera di giunta, punto. Ecco qual è il motivo. Dopodiché ribadisco, anche rispetto agli emendamenti c'è stata, poi ripeto, da 3 a 1 a 2 a me non è quello il problema. Siccome io ritengo che una maggioranza seria deve essere anche capace di richiamare agli errori della giunta, e noi questo lo stiamo facendo, ed è giusto che noi lo facciamo, perché è anche il nostro compito, se no dovremmo stare tutti in silenzio, votiamo e basta, andiamo a casa, finita la serata. E non funziona così, perché se la sbagliano noi possiamo correggere il tiro, punto. Questo è il lavoro che anche noi vogliamo fare. E allora io credo che anche nella condivisione che c'è stata rispetto agli emendamenti, all'emendamento proposto da Indovino, io credo che tanto cancan che si sta facendo, lo posso capire da parte del PDL, ma che comunque sta in un ragionamento perché vuole scardinare le condivisioni che si possono trovare all'interno di una maggioranza, ma non è un problema mio. Quindi ribadisco che gli emendamenti proposti dal consigliere Ferrando non vengono accettati, e non viene accettato neanche l'emendamento del consigliere Capogruppo La Terza. Deve anche spiegare il motivo. Può spiegare? Crediamo sulla parola. Ho già parlato troppo. Capogruppo La Terza. Cazzo di risposta. Per dichiarazione di voto. Allora, i tavoli si fanno per capire. 12 mesi fa sono stati fatti dei tavoli. Se non si è capito nulla e il problema non si è risolto, c'è un altro problema. Cioè, o ve le siete dette le cose, quindi le soluzioni sono affiorate e non si vogliono affrontare, o non so a che gioco stiamo giocando. Allora, a noi del Movimento 5 Stelle l'idea
prospettata prima da un genitore con cui avevo parlato e ribadito anche dalla vicepresidente nonché presidente della commissione educazione Lo Consolo, e quello che i genitori hanno chiesto riguardo l'ampliamento di alcune linee di superficie per far raggiungere gli accessari. Quindi uno è la cosa che secondo me il consiglio di zona dovrebbe fare, puntare a potenziare il servizio pubblico, punto. Quindi tutto il resto mi sembra un déjà vu, quindi se volete, cioè, perché il presidente Tucci si è preso la briga di rifare la mozione? Bastava prendere la mozione di Fregoni dell'anno scorso, fotocopiarla, la prossima volta me lo dice, ho fatto un programma che fa la ricerca su tutte le delibere dal 2006 in poi, magari glielo passo, così si stampa la delibera della presidente Fregoni e la riportiamo qui. Quindi teniamolo qui, ce lo portiamo anche per l'anno prossimo, sappiamo che dobbiamo rifarlo e questo lo aggiungiamo al template da mandare ad ABC, ai consigli di zona per le varie cose, per i vari teatri che facciamo a ripetizione. Grazie. E ovviamente il voto alla mozione presentata da Tucci sarà negativo da parte del Movimento 5 Stelle. Grazie. Presidente Tucci. Sì, solamente per dire che io alle fotocopie non ci credo, e siccome ce l'ho pure io sul computer, se vuole la faccio vedere, perché le fotocopie non vanno bene, andare solo a mare, bisogna dare anche dei contenuti. Quest'anno stiamo cercando insieme di dare anche delle notificazioni di questa relazione che è stata presentata l'anno scorso. Stiamo votando la delibera così come emendata con gli emendamenti e merito vino accettati dal proponente. Grazie. A favore. Ma che posizione sia? Siamo, dai, non votiamo, non lascia stare, non voglio capire un cazzo. Poi. Andiamo alla votazione. Presenti 23, siamo 15, 26, 24, approvato. Abbiamo votato questo. Questo è vero. Se voleva di punto, dopo te lo dico. Dopo voto. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 6, contrari 20, astenuti 0. C'è la mozione presentata dalla vicepresidente Lo Consolo, che era stata assorbita da quella precedente e quindi è stata ritirata. C'è
Dice il presidente lo conso. Dichiaro di ritirare la mozione. È presentata dal consigliere Appiatti, quanto sono la Cesari. Consigliere Appiatti. Consigliere Appiatti. Non sono io, consigliere Appiatti. Consiglio il 7 chiede capire come si è abbassato.